Eccoci quindi a Screenshot, appuntamento settimanale del mercoledì. Continuiamo a parlare e continuiamo con la discussione innescata sulla capitale la nostra capitale del Friuli, sempre che così si possa continuare a parlare. Abbiamo invitato oggi il consigliere comunale, già candidato sindaco con la lista Prima Udine, Enrico Bertossi, Buonasera a tutti. che oltretutto è stato anche assessore regionale alle attività produttive, quindi avremo anche occasione di parlare di altre cose, non ci fermeremo solo su Udine. Ma siccome voi cittadini udinesi, ma anche chi gravita intorno a Udine, ci fate tante domande e l'avete dimostrato in questi giorni sul nostro capoluogo friulano, continuiamo appunto a discutere, a vedere quale futuro poter dare a questa città. Prima di tutto però, noi lanciamo il servizio se la regia è pronta riguardante il fatto della giornata, quello che è accaduto, l'operazione della Guardia di Finanza con arresti che sono partiti da Borgo Stazione. Smantellato un importante canale di rifornimento dello spaccio di droga in Borgo Stazione a Udine, organizzato da un gruppo di richiedenti asilo pakistani, afghani e da una friulana. Il sodalizio era in grado di procurare, a qualunque ora del giorno e della notte, quantitativi anche ingenti di stupefacenti di ogni tipo. A individuare gli spacciatori sono state le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine, indagando nel triangolo di via tra Piazzale Cella, Piazzale D'Annunzio e Piazzale della Repubblica. Era quello il centro direzionale dell'attività di spaccio, strutturato su rigide gerarchie e su comunicazioni accorte, stringate e soprattutto codificate. Nel mese di novembre è stato arrestato, anche per resistenza a violenza pubblica ufficiale, un afghano di 25 anni trovato in possesso di 2 etti di hashish. Poi l'arresto in flagranza di altri 2 stranieri del gruppo, trovati in possesso di 3 etti di cocaina. Sono stati bloccati infine il capo del gruppo, un altro afghano di 26 anni, e la sua compagna italiana, fermati a bordo della loro auto con mezzo chilo di hashish. Sono stati trovati tutti i nascondigli della droga, occultata in diverse aree boschive tra i comuni di Udine e Magnano in Riviera. I militari hanno rinvenuto, interrati e ben nascosti nella boscaglia, in 2 differenti siti, 9 chili di marijuana, 9 chili di hashish e 4 etti di cocaina. Complessivamente l'operazione ha portato a sequestrare oltre 20 kg di droga per un valore di 210.000 euro. Insomma, droga nascosta nella boscaglia, ma il vero nodo era appunto in Borgo Stazione e torna a riproporsi il problema della sicurezza. L'abbiamo sentito anche durante il telegiornale che l'assessore regionale Roberto ha detto che è preoccupato appunto perché gran parte dei stupefacenti poi finiscono in mano ai richiedenti asilo. C'è un problema generale e lo vogliamo affrontare con Enrico Bertossi. Abbiamo visto repressione in Borgo Stazione, qualcosa si sta già facendo oppure siamo rimasti fermi? Beh, intanto i miei complimenti più sinceri e convinti alla Guardia di Finanza, al loro comandante, che hanno fatto un'operazione veramente esemplare, che è durata parecchi mesi e che ci dimostra che le forze dell'ordine sono molto attente a questi fenomeni, però hanno bisogno di tempo per fare le indagini e per andare alla radice, perché si sta poco ad arrestare un piccolo spacciatore, però dopo bisogna risalire alla fonte e in questo caso l'operazione mi pare veramente molto molto importante. Operazione che conferma quella che era un po' la sensazione, cioè che da parte di questi richiedenti asilo, non tutti vengono qui per fare le persone per bene, ma ce n'è anche diversi che vengono per delinquere e soprattutto legati a traffici internazionali di droga. Queste cose vanno estirpate perché non è possibile che chi chiede e riceve ospitalità nel nostro paese in assoluta buona fede, abbia l'intenzione e la possibilità di delinquere, soprattutto su una delle cose che colpiscono i giovani. E abbiamo visto il problema di quella ragazza Certo, morta di in 16 anni. stazione e altri che colpiscono i ragazzi, tutti abbiamo figli, siamo veramente preoccupati per questa situazione, vanno a colpire le nostre famiglie e quindi dobbiamo essere durissimi su questo. Perché Bertossi, scusi se la fermo, ne parlavamo anche prima tra addetti ai lavori, anche in redazione. Il problema è che ovviamente la droga va in mano a persone che delinquono, ma va in mano poi, viene spacciata a ragazzi, ci sono degli assuntori, c'è un problema generale, generazionale anche, cioè noi Esatto. non dobbiamo solo considerare a monte chi sono gli spacciatori, ma anche gli assuntori, questo è il grande problema. Assolutamente sì, è un problema sociale, è un problema che riguarda le famiglie, gli educatori, il mondo della scuola, tutta la nostra società. E
e su cui forse in questi anni siamo stati disattenti. Io vengo dalla generazione in cui negli anni 80 il problema della droga, soprattutto dell'eroina, era un problema molto serio tra i giovani. Adesso siamo ritornati a quegli anni bui. Però il tutto avviene alla luce del sole in una zona di grande traffico di studenti e di ragazzi, che è quella della stazione è la porta di Udine. E di via Roma. È la porta di Udine ed è giusto che venga bonificata e presidiata in maniera anche più intensa rispetto a quello che si sta facendo adesso. Ecco, adesso la fermo perché volevo sapere perché è presidiata in che modo. Intanto chiedo alla regia se riesce a mandare anche il numero per mandare messaggi e WhatsApp direttamente per poter parlare con il nostro ospite, per poter porre anche le domande e cercare appunto di innescare questo discorso. Presidio, lei aveva invocato anche l'esercito. Sì, non per fare la guerra a nessuno, ma perché essendo la regione Friuli Venezia Giulia ancora una regione in cui la presenza militare è molto forte, io credo che delle pattuglie fisse di militari dell'esercito nella zona della stazione e anche in Viale Europa Unita, in Viale Leopardi, possano aiutare a dare la percezione di un controllo del territorio molto più severo e molto più puntuale. Non è solo quello il rimedio, ci sono maggiori presenze di vigili urbani, maggiori controlli negli esercizi pubblici, nei bar, nei locali pubblici, non basta chiuderli prima, bisogna controllare che in questi locali sia tutto in regola. Abbiamo bisogno anche di riqualificare certi ambienti, certi locali, cioè non può essere una via solo di kebab, con tutto il rispetto, sì. Cerchiamo di ritornare un po' anche a un minimo di varietà di offerta commerciale, cioè ci sono diverse azioni da intraprendere e non solo in via Roma o in Viale Leopardi, ma in tutta la zona. Io vengo adesso. Ecco, infatti in questo momento ci è arrivato un messaggio dicendo non esiste solo via Leopardi e via Roma, è un messaggio che gira oggi a dire esatto. La verità su Facebook, ma esiste anche via Battisti, cioè, esatto. Che è una laterale se non sbaglio. Vengo proprio da lì dove un imprenditore privato con i soldi suoi ha finanziato le luci della via dicendo non esiste solo via Roma ma esistono anche le traverse dove peraltro se uno ama Udine, può ammirare dei vecchi palazzi eccezionali, signorili sì. E che fra l'altro si sono svalutati in questi anni e potrebbero essere acquistati anche con cifre veramente vantaggiose, perché la zona si è un po' deprezzata, però i palazzi sono ancora bellissimi e fanno parte della storia di Udine. Quindi bisogna avere una visione un po' più ampia rispetto alla passeggiata in via Roma che magari porta qualche votarello, però... Ecco, e su questo appunto io la fermavo Bertossi, perché probabilmente lei imputa questo al sindaco attuale o al precedente sindaco. Intanto avete visto il numero in sovrimpressione 345-99-568-97 per poter parlare con Bertossi. Sì. Una visione troppo locale, troppo minimal, sì, possiamo dirla così? Manca un progetto complessivo sulla città, questo è poco ma sicuro. Ma da quanto tempo? Direi da parecchio, perché io ritengo che Onsel abbia delle grandi responsabilità in questi anni in tema di occasioni perse per la città. Penso ad esempio al palazzo dell'ex Upim, che viene anticipato un discorso che volevo affrontare, che viene ricostruito al palazzo di questo come palazzo un condominio, di vetro. Come un condominio sì. Lo stesso più o meno che è davanti al teatro, quando invece si poteva fare un'operazione con un grande architetto, l'impresa aveva chiamato Moneo, che è un archistar, oggi a Udine ce n'era un altro. Un portoghese, no? Era Matteo. Si poteva giocare la carta di un grande intervento architettonico. Pensi che questo Matteo, che mi sono studiato ed è praticamente, scusi se la disturbo, ed è un architetto che ha vinto il premio Pessoa, che sappiamo è il grande poeta letterato del Portogallo, rifarà Manzano, uno sì, dice, sì. Perché non poteva rifare Udine anche? Ecco, perché Manzano evidentemente è un po' più avanti di Udine, no? Però al di là delle colpe di Onsel, quello che mi pare che si possa rimproverare a Fontanini, che né lui né la sua maggioranza hanno un'idea della città, non l'avevano in campagna elettorale e non ce l'hanno in questi primi 6-7 mesi di mandato, cioè non si può banalizzare tutto con uno slogan che poi è stato miseramente smentito dai fatti, cioè meno profughi
Il palazzo della provincia deve andare al comune di Udine. È andato alla regione. È andato alla regione, i profughi sono triplicati rispetto a quando è stato eletto Fontanini, sono triplicati. Non sarà tutta colpa sua, però ci ha campato per 6 mesi in campagna elettorale su questo argomento. Poi, poi tira fuori dal cilindro delle cose che in campagna elettorale non ha mai detto e che sono di una gravità estrema. La prima, la modifica radicale del sistema di raccolta dei rifiuti. Che lui non ha mai annunciato in campagna elettorale, che adesso improvvisamente tira fuori, creeranno dei disagi enormi per i cittadini senza migliorare il servizio e senza soprattutto nessun risparmio economico, perché in un bilancio come quello della nettezza urbana parlano di un risparmio di 60.000 euro, che vuol dire praticamente niente, che basta un errore di calcolo e costa più soldi, con nessun vantaggio per i cittadini e nessun vantaggio per il comune. Non capisco perché si vuol fare questa operazione. Non parliamo poi delle notizie così buttate là, tipo quella del tram, che è facile dire. Sì, lo stesso Fontanini è venuto in trasmissione la scorsa settimana e ha detto è costoso. È costoso, detto, sì. Si sapeva anche prima. Un tram, fare una linea del tram minimale costa dai 30 ai 50 milioni di euro. Ci saranno altre priorità rispetto a questo. Poi i tram oggi con dei minibus a batteria non servono più neanche le linee elettriche, no? Per cui si può dotare la città di un sistema più moderno, andando verso il futuro, ma cercando di rimanere a quelle che sono le dimensioni di Udine. Ecco, sono tutte queste cose ad effetto che fanno capire come si sia ancora in campagna elettorale. Io credo che Udine abbia bisogno di una programmazione seria, con un'idea precisa di quello che deve essere la Udine nei prossimi 10, 20, 30 anni, cosa che non vedo. Ecco, non... adesso io la fermo solo perché c'è la pubblicità e così ci dirà qual è la sua idea di Udine. Eccoci tornati quindi con Screenshot, puntata dedicata a Udine, perché continuiamo questa discussione che si è innescata alcuni giorni fa su come cambiare il nostro capoluogo. Ovviamente affronteremo altri tipi di discorsi a seconda dei temi della giornata che ci sono, ma oggi c'è stata questa retata tra Borgo Stazione e le boscaglie di Udine, Magnano e Riviera, che ci ha portato a considerare appunto che il tema udinese è sempre molto caldo, soprattutto per la questione della sicurezza. Ne parliamo con Enrico Bertossi, al quale chiediamo, abbiamo affrontato tutta una serie di discorsi, lui ha detto che vorrebbe affrontare come sarà la sua Udine, insomma, anzi prima Udine. Però io le chiedo, insomma, ma non era più facile, magari aveva il pallino, adesso magari gli faccio una domanda un po' furbetta, come si vuol dire, ma l'avranno fatto in tanti, aveva il pallino dalla sua parte, poteva decidere se andare da una parte o dall'altra quando era in campagna elettorale o con Martinez o con Fontanini e poi cosa è successo alla fine? Perché non ha deciso la via più corta, ha deciso la via più difficile per incidere nelle politiche del comune? Ma potrei rispondere perché non ci siamo incontrati su alcuni aspetti programmatici con Martinez e non c'era assolutamente feeling con Fontanini, perché Fontanini ha copiato un po' il nostro programma senza pudore alcuno e poi temeva la nostra presenza in giunta, in maggioranza, perché chiaramente avremmo dato un certo ritmo all'attività amministrativa e quindi non c'è stato modo di trovare un accordo. Non ha rimpianti adesso. Dall'altra parte io a Martinez ho spiegato che c'erano alcuni punti programmatici su cui non c'era assolutamente identità di vedute, per cui o si faceva uno sforzo per cercare di unificare alcuni punti salienti del programma di entrambi, oppure non è che con una poltrona in più o in meno si risolvevano questi problemi, perché poi alla fine, non so, faccio un esempio banale, ma insomma, io ritengo che un modo per rilanciare l'economia del centro siano le grandi mostre sul modello di Vicenza, che porta 300-400 mila turisti in una stagione, o Treviso. Martinez è sempre stato contrario, allora voglio dire, non è che la campagna elettorale l'abbiamo fatta per scherzo, l'abbiamo fatta dicendo ognuno le proprie visioni, i propri programmi, le proprie idee sulla città.
e così sul tema dei profughi e su altre cose. Per cui alla fine no, non ho rimpianti, perché non avevamo francamente bisogno di venderci a uno o all'altro. Poi avrebbero detto: ah, Bertossi è andato per avere una poltrona. No, noi volevamo partecipare al rilancio della città e all'amministrazione della città. Non è stato possibile, lo facciamo dall'opposizione cercando di proporre delle cose. Noi ad esempio abbiamo proposto alcuni temi. Quali sono questi temi? Magari velocemente, così passiamo anche ad altri temi. Cioè, lei ha già detto grandi eventi, grandi mostre. Sì. Cosa che invece non era stata accettata da Martinez. Ma quali sono altri temi per poter rilanciare? Allora, innanzitutto partiamo dalle periferie, perché tutti dicono: ah, qua si parla solo del centro e non si parla delle periferie. Nel nostro programma noi avevamo un'idea chiara delle periferie, cioè non rianimare dei consigli di quartiere come stanno facendo adesso, che sono dei mini poltronifici ma che non risolvono nessun problema. Noi volevamo impiantare in ogni sede, vecchia sede circoscrizionale, un ufficio decentrato del comune dove tutti i cittadini trovano delle risposte immediate, con un vigile di quartiere, un tecnico di quartiere responsabile delle manutenzioni di quel quartiere, un ufficio amministrativo del comune, in maniera tale che non è che tutti i cittadini devono venire in centro a Udine a portare le pratiche, a protestare senza avere risposte. L'idea nostra era di avere un terminale costruttivo del comune in ogni circoscrizione. Un decentramento in cui il decentramento funziona anche ma operativo, cioè un tecnico che è responsabile. Se tu non mi fai quella manutenzione, sei tu responsabile. Certo. Non puoi dire, con addirittura pensavamo a un'impresa per le piccole manutenzioni per ogni quartiere, in maniera tale che ci fossero risposte immediate. Questa era la prima cosa per far funzionare la città, che è una città grande, articolata in molte frazioni, in molti quartieri, e tutti i cittadini hanno diritto di vedere delle risposte anche in tempo reale ai loro problemi. Poi c'è un problema complessivo di rilancio economico della città, che passa attraverso tante piccole e grandi questioni, cioè il rapporto con l'università, col mondo della scuola. Cioè, noi dobbiamo fare uno sforzo per cercare di tenere il più possibile i nostri giovani a lavorare in città e in Friuli. Sì. Non che tutti i giovani guardano all'estero perché vogliono andarsene immediatamente. È uno dei temi che abbiamo affrontato anche con Mettere in piedi l'economia della città significa anche avere uno stretto rapporto col sistema scolastico e il sistema universitario. Poi c'è il grande tema del turismo e della cultura. Udine è una città bella che però ha bisogno di essere rilanciata sotto alcuni aspetti. Avevamo proposto di fare nel Palazzo della Provincia, che è rimasto alla Regione, un grande museo del Quaglio, che diventasse un punto di riferimento insieme al Museo Diocesano, dove ci sono le Gallerie del Tiepolo, per il 600, il 700 veneziano in Friuli, e poteva essere una grande occasione di rilancio. Addirittura avevamo proposto di spostare la Promoturismo FVG da Ruda, dove adesso nei locali della ex provincia, in maniera tale di avere il baricentro del turismo regionale nella nostra città. Avevamo proposto di fare nel palazzo dell'ex Banca d'Italia non uffici dell'università, come purtroppo saranno, ma il museo, la Galleria d'Arte Antica, in maniera tale di liberare il castello per le grandi mostre, e fare una cosa organica che consenta ai turisti di vedere la città sotto vari aspetti e in diversi punti museali e culturali. Avevamo proposto, e non so se si faranno, dei grandi eventi con continuità sul Tiepolo. Udine, città del Tiepolo, può essere una serie di eventi puntando sui nomi, insomma, che già abbiamo, perché non sono valorizzati niente, come si devono. E insomma, quindi bisogna darsi un po' da fare, darsi una mossa su queste cose. Io non vedo quel brio, quell'entusiasmo, quella verve. Se si parla di capitale del Friuli, bisogna ripartire dai friulani. Io le faccio una domanda, perché giustamente ci è arrivato adesso un messaggio in trasmissione, se la sente di rispondere. Buonasera al consigliere Bertossi, vorrei chiedere se non trova inopportuno che il portavoce del sindaco attacchi l'istituzione per cui lavora sul suo blog personale su Facebook. Sì, trovo molto inopportuno. Abbiamo fatto diverse segnalazioni, io personalmente ho fatto anche delle interrogazioni, ci sono aspetti
molto gravi su questa vicenda, su cui sta indagando anche la magistratura, per cui non mi esprimo. Credo che al sindaco manchi un po' di senso delle istituzioni. È una parola grossa detta a uno che ha fatto tutto il contrario di tutto nelle istituzioni, però anche stasera ne abbiamo avuto un esempio, no? Cioè il regolamento sugli asili nido che domani vogliono portare in consiglio comunale. È un tema della commissione, giusto? Ci hanno dato 5 giorni per studiare le carte che avevano ferme dal 18 di settembre. Allora, se questo è il modo per chiedere la collaborazione dei consiglieri comunali anche di minoranza, io personalmente ho raccolto molte indicazioni, molti spunti da operatori del settore in pochi giorni, però non ho in 5 giorni il tempo di chiedere, certo. Ecco, quindi manca un po' di rispetto del gioco democratico. Anche il suo lavoro, non è che può adesso dedicarsi vita al comune. Se ci fosse un maggior rispetto delle istituzioni, anche problemi come questi della detto stampa non ci sarebbero, però ci sono, e quindi vuol dire che siamo in una carenza di rispetto dei rapporti istituzionali. Allora, noi ci rimangono 3 minuti a disposizione, e giustamente lei anche ha parlato di tutto su Udine, anche ha fatto le sue proposte, il tempo su Udine anche è ormai finito, no? Però siccome lei è stato anche assessore regionale alle attività produttive, le volevo chiedere in che stati è la regione in questo momento. Uso stati come se fosse, ma no, volevo sapere la situazione, insomma. Stati, perché magari lei non mi parla bene, oppure mi può anche parlare bene. Allora, il meccanismo regionale è un po' più complesso rispetto all'amministrazione di un comune, perché in un comune si interviene direttamente, cioè i cittadini vedono immediatamente l'efficacia di un'azione amministrativa. Tu, Fontanini, è arrivato, ha riaperto via Mercato Vecchio, immediatamente ci sono stati i favorevoli e i contrari, però si è visto subito quello che aveva fatto. In regione si fanno le leggi, per cui bisogna valutare nei primi 2 o 3 anni la qualità delle leggi che si fanno, la loro efficacia, e poi si vede anche la prima legge finanziaria completa, quindi quella che faranno adesso sotto Natale. Qualche annuncio c'è già stato. Per capire quali saranno. Ha una buona impressione? Ma quella, se ci riferiamo al tema dell'IRAP, annunciata così come è stata annunciata oggi sui giornali, certamente è una cosa molto positiva. Non è la prima volta che la Regione interviene sull'IRAP. Non so neanche se può intervenire su tutta l'IRAP o solo sui decimali di competenza della Regione, però è sicuramente una cosa positiva, ma al di là di questo valuteremo i provvedimenti legislativi, che sono quelli poi che per 4-5 anni danno il ritmo all'economia e alle regole del gioco, per cui è un po' difficile. A bruciapelo, negli ultimi 50 secondi, il PD esiste ancora? Ma sì, esiste, perché esiste un elettorato, esiste tutti danno per morto il PD e Forza Italia. Io credo invece che, sommando dai sondaggi anche quelli a loro meno favorevoli, rappresentino ancora un 25-30% dell'elettorato, che è un elettorato in questo momento che non trova uno sbocco di governo o entusiasmo in un leader, per motivi diversi, che però fa parte di quella tradizione moderata, centrista, anche illuminata, anche progressista, lo dico anche per l'elettorato di Forza Italia, un elettorato liberale, che in questo momento è messa all'angolo, però esiste. Quindi un qualche cosa che rappresenti questo elettorato in futuro ci sarà sempre, e probabilmente, passati i mal di pancia, è più probabile che aumenti questo tipo di elettorato che non diminuisca. 3 secondi, si sente più di centrodestra o centrosinistra? Io sono un irriducibile di centro, e sono proprio... Non rimpiango i miei trascorsi democristiani, sono orgoglioso di essere stato democristiano. Chissà se tornerà. Non lo so, non credo, bianca. Però io credo che bisogna non tagliare l'anguria a metà, cioè i problemi non si tagliano a metà come un cocomero,
bisogna ragionare sulle cose, avere la capacità di approfondire e avere anche indipendenza di giudizio, perché anche se sei in maggioranza o in minoranza devi avere un po' di libertà di pensiero. Grazie Bertossi, noi torniamo domani con Screenshot sempre alla solita ora 19:45, arrivederci.